In italiano abbiamo 21 lettere nel nostro alfabeto, ma ci sono anche alcune lettere di origine straniera che usiamo per alcune parole. Vediamo insieme come si pronunciano. Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io sono Stefano della Fluency Academy e oggi sono qui per un nuovo video sulla pronuncia italiana. Oggi parliamo di alcune lettere di origine straniera che vengono usate in alcune parole. Vediamo come si pronunciano. La prima lettera di oggi è la J, conosciuta anche come I lunga, perché è un po' una I lunga. Può essere pronunciata in due modi diversi, dipende dall'origine della parola. Vi faccio un esempio. Vi piace il calcio italiano? Conoscete alcune squadre italiane? Prendete, per esempio, la Juventus. Juventus. Questa squadra si pronuncia proprio così. Juventus. Quindi la J si pronuncia come una I, Juventus, perché questa parola viene dal latino. Un altro esempio è il nome italiano Jacopo. Jacopo. Quando invece l'origine della parola è inglese, come per esempio Jets o Jessica, pronunciamo la J come una G col suono dolce. La seconda lettera di oggi è la X. Questa lettera è molto semplice perché non è molto comune in italiano e si pronuncia in un solo modo. C più S, quindi X. Vediamo alcuni esempi. Ex, ex, extra, extra, box, box, maxi, maxi. La terza lettera di oggi è la W, conosciuta come W o W. Infatti, questa lettera è pronunciata semplicemente come la V. Ci sono alcune parole molto comuni con questa lettera in italiano. Per esempio, VC, acronimo inglese, è usato molto spesso sulle porte dei bagni pubblici in Italia. Un'altra parola usata con la W è water. Attenzione, non si legge come in inglese water, ma si legge water, che semplicemente significa gabinetto. Che cosa interessante! Le parole più recenti però mantengono il suono inglese, come per esempio web, wow, wifi. Tutto chiaro? E voi avete queste lettere nel vostro vocabolario? Come si pronunciano? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e lasciare un bel like. A presto, ciao!